disgrazia, figlio della merda, figlio della merda. Spagnol, ma perché spagnol? Ma perché spagnol? Perché esto è la reacción, sì, della canción della calle. Della calle. Sigla! A tutti voi dagli Arcade Boy! Raga, è arrivata la letterina in spagnolo. Ma dovevo portartela io. Scusa, Drin! Chi è? C'è posta per te! Non ci sono! Cazzo, c'è scritto qua che proprio ci sei! Guardi, ci sei, che colore è la lettera? Guarda, è l'ultimo colore che vedrai. No! Prego! Benissimo! Allora. Letterina dal nostro amico. Amico, aspetta, Equitalia SRL. No. No? Come state, ragazzi? Come state? Cominciare a dire cazzate. È gennaio, ci sono 30 gradi, e come state? Buenos dias. Sì, vabbè, per favore, guarda, sotto c'è la patteggiata tradotta in italiano. Okay, meno male perché non c'è. Buonasera, ragazzi. Sbagliato. Mi chiamo Peter King. Un nome proprio cubanissimo. Io sono cubano e anche un po' spagnolo. E comunque anche un po' italiano. Sì. Mi sento molto fortunato ad avere questi tre dialetti che si assomigliano tantissimo. E quindi riesco anche a portarvi dei contenuti molto interessanti che parlano della mia infanzia. Ah, che bello! Detto questo, molto interessante. È molto interessante. Interessante. Detto questo, dovrai fare dei dorsali press su panca. Qua c'è scritto mematore singolo in ginocchio, addominali. Questo è il flow loro, no? Che sai che sono molto religiosi, quindi singolo in ginocchio, facendo addominali. Ti prego. Ascoltate il singolo, occhio che vi sparo un mocco. Benissimo. Allora, il nostro amico Peter, cos'è? Il nostro amico Peter King. Peter King. Peter King. Con la canzone Plomo. 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 Prodotta Case G Music. Io ho una fottuta paura di prendere dei colpi di pistola. Raga, dura 4 minuti e 8 sta canzone. Sono tornati nel 99, va bene. Grazie a Dio. Vai! In spagnolo. Sono curiosissimo, spero che non sia trap spagnolo. In spagnolo, ma non è che fai come Violetta in spagnolo? Hit production. Hit, flow, plomo. Plomo, flow. Droni. Vabbè, GTA Sant'Andrea, e invece no, era tutto uno scherzo. Vabbè, ma è un tamarro. Vabbè, quindi è un film, materiale. Materiale per costruire delle case, poi. No, materiale, perfetto. Dai. Quei kanji giapponesi, non si capisce. Poi mette la giusta cassa che la vedo. No, mi piace. La produzione, se così, è una bomba. Sì. Questo è un film interattivo. Ah, grazie a Gesù Cristo. Ma lui è Andrew Dale Maker. È mischilla, Andrew Dale Maker, però giovani e magri. La puta malpareo. Puta malpareo. Come Montenegro. Ma la canzone è tutta così. Lui voleva fare un film. La skit. Ah, ho capito, è un malandrino. Guarda, a me della musica si sì, fotte, però. La parola con la N. Ma che mio cugino è sudamericano, che si vuol dire? Tutte le loche, mica è colpa mia. I soldi sono a casa tua. Ah, ho capito. L'ho detto prima. Sei tu che chiedi la marijuana per te. Se te la va a cazzare te. No! Grandi! Credevo di averlo fatto io! Ma se non hai toccato, è tardato! Il mio cervello. Cosa succede? Non trovo i soldi. Hai detto che. Ti ammasso, hijo de puta, malparito. Doppio marzo, ho doppio marzo. La casa è quella, comunque. Ah, ho capito. Ehi! No! Ah, è cattivone! Adesso lo uccido. Ah, eh sì, test! Oh, come voglio! Ti prometto mucha cosa, però tanto poi non c'è grone cosa. Metto un film. Ecco le malandrine con le pistole. Non è la colpa se sono tutte ok adesso. C'hai ragione. Vai, poi? Alla fine dice che ha scherzato a tutti, vi spara sì. A tutti. Niente, si asciuga dal sangue degli altri della faccia. Ah, ma non è lui che ha sparato, però no. L'altra, lui che raccontava una storia. Sì, figurati, se lui è un malandrino vero. Allora, posso dirti?
Sì. Secondo me lui a livello tecnico potrebbe crescere ancora un po', ma se cresce dovrebbe crescere ancora un po'. Se crescesse un pochettino potrebbe essere interessante. Non conoscendo la lingua non so esattamente. Possiamo immaginarci cosa ha detto. Quando ha spostato gli accenti, in che maniera. Sì. Per come gira. Che la voce è troppo bassa. Troppo bassa e troppo riverbero. Beh, io ripeto, lì non sapendo la lingua. No, però non saprei. Abbiamo sentito prima un disco in spagnolo. Sì, quello sì. Capito. Traduzione. Stai rischiando due colpi, figlio di puttana mal partorito. Quindi mal nato. Bene. Giro con i Debbie e Tommy e ti spaccheremo. Stai rischiando. Vabbè. Abbiamo capito che è uno storytelling sul video, cioè il video segue esattamente lo storytelling che vuole raccontare. Però sto pezzo è bello, cos'è che vogliono? Che io mi incazzi! Cos'è che vogliono? Fare i capi? Cos'è che vogliono? Che gli spacchi la faccia? Mi ricorda Marlo quando si incazza. Sai cosa mi ricorda a me? Taxi Driver, quella specie di dialogo. Ah, sì, sì. Se noi lo vogliamo prendere come... Però non era incazzoso lui. No, era molto, molto tranquillo. Sotto... A livello tecnico dovrebbe crescere, secondo me. Sì, ma anche a livello di... interpretativo. Sì. Se lo prendiamo come se fosse il film che ha voluto mostrarci, è molto interessante. Poi dice: vai. Voi parlate, però non fate. Vorreste uccidermi, ma non potete. Vieni a prendermi, vediamo che succede. O muoio o muori te. Voi non sapete cosa voglio dire vivere senza paura. Non confondere sti leoni con i vostri ratti senza coglioni. Porca troia. Non paragonare un trattore con un'auto. Comunque il trattore è molto più versatile, sì, di un'auto. Infatti lui è il trattore. Ah, ok. Se voi siete i diavoli, noi siamo l'arcangelo Michele. È la Madonna. Beh, ricordiamo sempre della, sì, sì, della grande componente cristiana. Ti dico e te lo ripeto, plomo plomo per massacrarti. Sti cani randaggi che fingono di essere onesti. Ho già capito il loro gioco, faccio finta di non vedere. Promettono troppe cose alle persone che li appoggiano. E allora, 1, 2, 3, sparo colpi con la bocca. Allora, a livello di scrittura, ragazzo, ci sta. Sì, però di quei pechegno ne abbiamo già uno. Cioè, questo se è originale, se colma le lacune tecniche che ha a livello vocale, secondo me diventa una bomba. Diventa interessante, una cosa interessante se fa gli storytelling così, alla Gue Pequeno. Per quanto ci facciano cacare gli storytelling, sì, alla Gue, non è il mio genere. Non è il mio genere, però io riconosco che tecnicamente non è eccelso, anzi dovrebbe crescere. A livello di lirica scrive benissimo. Però il video, parliamo del video un attimo. Il video spa. Per quanto riguarda invece come è stato girato, è molto bello, secondo me è molto pulito. E ripeto, non abbiamo seguito molto il filologico del video, quindi non sappiamo esattamente dove voleva portarci. Belle le scene, le donne nel video. Voleva fare la bella vita alla Tony Montana, ma... e sappiamo come finiscono quelli Tony che vogliono fare una bellissima fine. Però fa ripeto, una bellissima vita. Il ragazzo, vi lasciamo qua sotto il link, andatevelo a vedere. Noi personalmente troviamo che lui ha una buona possibilità di crescita se vuole crescere, se colma nella e fine. Se non si accontenta di fare i video dove risulta il figo di turno. Sì, comunque lui è un frignetto, potrebbe anche fare il modello. Sì, e non repare. Il prodotto è bello, peccato le mancanze tecniche. Sì, e la scelta del soggetto. E la scelta del soggetto che è molto distante dalla nostra visione di cose. Di rap e perché cose. Comunque potevi fare la stessa cosa mille volte meglio, come sappiamo. Soprattutto sì, se sei cubano. Andate a vedere il video e veniteci a dire cosa ne pensate. Adios. Ciao.